aprire una nuova attività, insomma, dopo 2 anni di pandemia. Questo tra l'altro è anche un'attività abbastanza storica per Arezzo, ma soprattutto con il problema del caro bollette, il caro energia, eppure da rete lavoro. Perché questa scelta? Perché comunque è una scelta che mi ha portato, diciamo, il cuore, perché io in questa zona ci sono nato, cresciuto e ho visto l'evoluzione di questo locale. Ci ho visto un potenziale anche, secondo me, da sfruttare con il discorso che poi turistico, diciamo, deve, è un'attività che la faremo lavorare tutto il giorno, dalla mattina alle colazioni, ai pranzi, fino alla sera a pericena, dopo cena, qualche serata dedicata un po' al, diciamo, alla movida, magari con le dovute accortezze, però faremo, diciamo, un tutto tondo. Questo è un locale che appunto è proprio ai piedi del parcheggio Pietri, quindi ai piedi anche della città murata, quindi sperate, esatto, proprio nell'afflusso anche dei turisti. È proprio che qui ci ho visto, diciamo, il potenziale, perché comunque vada, diciamo che questo è per me il porto d'Arezzo, no? Perché poi tutta la città storica, culturale, parte tutto da qui e quindi il turista staziona qui, cioè parcheggia e poi va. Quindi ci ho visto anche una soluzione anche per il turista, dare anche un'accoglienza come la prima accoglienza che possiamo dare per quanto riguarda la ristorazione o il bagno, quello che uno ha bisogno, insomma. Quante persone avrete al lavoro? Attualmente abbiamo, diciamo, ipotizzato 5 persone più un jolly che magari nelle serate più impegnative ci può dare una mano, ma la chicca che praticamente sarà del locale, siccome dentro non abbiamo la possibilità di fare cucina, è un'ape che, diciamo, con la cucina dedicata, che sarà attrezzata per fare hamburgeria, e faremo anche serate dedicate con hamburger, con magari chef che vengono a fare le loro proposte e da presentare, diciamo, la clientela. Il caro energia non vi spaventa? Ci spaventa e come, però ho sempre provato a osare per provare e spero che anche questa attività possa funzionare al meglio, diciamo.